Il collegio sta per aprire le sue porte. Inizia il disagio! Ah! Sembra un carcere proprio. Oh, ma che se ne Alcatraz? Ce l'ho mai fu io. Ma anche si trasu, tu già trovo fu io. Questo collegio è bello, però stiamo chiusendo a 4 muri. 1, 2, 3, 4. Via, almeno sa contare. Tutti là dentro, tutti là dentro. Vai, tutti là dentro! Non mi tocchi! Impari lei ad essere educato. Guardi come lo faccio bene. La sorvegliante manco iniziata e già sta esaurita. Ho aperto la porta di nascosto prima e mi ha scoperto. Pensavo che non mi scopriva, però mi ha scoperto. Pensavo di essere inscopribile, invece mi ha scoperto. Ti prega di chiudere la porta. Si prega di chiudere la porta. È chiusa la porta! Eccolo, la mia vita! Un bacio in su! Presidente, ti amo! Pieni di felicità di essere qui e di essere ancora in questo mondo. Ti, questo qua proprio no. Uè, occhi, male, occhi, prezzi, me le finocchi, ti è! La reginetta si è messa la coroncina che poi leveremo, prego. No. Io non mi levo proprio niente perché sono una principessa, uè. Ma se per lei il posto giusto è un bosco, se la sentirà di stare in un posto come questo, visto che qua di verde ce n'è poco. Non si preoccupi, mi rintanerò nel mio bosco di capelli. Il Giuseppe Garibaldi, lei scrive che è un poeta. Beh, comunque è stato anche uno scrittore. Ah, che cosa? Era della Spedizione dei Mille. Vabbè, nella Spedizione dei Mille avrà pur scritto una lettera, un coppa a mille cristiani una manata, ma anche una lettera. Eglia, è pur uno scrittore, punto. Poi, che cosa sono le ande? Io avevo risposto gli sportelli dell'armadio. Quelle sono le ante, muoio! Vogliamo parlare delle ande? Sono delle cantine montuose. L'aiuto della madre è stato provvidenziale. Se mia mamma mo mi suggeriva! Che vuole a me? Ma che devo volere? Niente! Non sono delle tende, quelle sono le ante, quelle sono le ante. Le ante delle tende. Sì, le ante delle tende, perché si aprono e si chiudono come le ante. Ah, ma non fa accento! Però poi penso, sì, io non vado più a scuola, indomani. Che faccio? Indomani, se non è un diploma. Un indomani. Un indomani. Perciò voglio venire a scuola perché non so manco parlare. Ma a casa, quali sono le regole che segue e quali sono le regole che non segue? No, me le do da sole le regole. Ah, benissimo. Decido io cosa fare, ciccio. Vorrei farle io le regole, capito? Ecco, invece le faccio io. E non lo so, facci me tarandello, t'ho dico. Non capisco quali siano le sue reali intenzioni, cioè perché lei è qua. Perché sono troppo belle e allora farò i follower, capi? Quando lei non vuole svegliarsi, io prendo l'aglio e glielo metto in bocca. Pure mia nonna adesso fa così. Oh Gesù, è povera guaglione! Alla domanda Radio e Ulna dove si trovano, risponde Radio e Ulna si trovano vicino a Palermo. Ma soprattutto lei dice che Giacomo Leopardi ha scritto l'inno d'Italia. Signorina. Oh, e mi ricordavo male, scusate, Nat, ma hai sbagliato qui in David. Sempre caro mi fu, quell'ermo collo, eh? È tutta una domanda. E questa siete? Perché mi piace che lei mette in dubbio. Sì, perché nella vita non si sa mai. Per arrivare fin qua lei pensava che comunque entrasse. E lasciami in braccio, mo sta arrabbiata. Ma qua arrabbiata, sta proprio nera. Tolga l'anello al naso, mi dia delle pinze e lo tolgo. Cercheremo delle pinze. Va bene. E tieniti la pinza, va, toglitela, va. Non mi scusi, eh. È arrivata la Befana. Sì, la Befana nel tacco però, perché io sono una principessa. Mi dispiacerebbe alzarvi in piedi quando arrivo. Ma chi te so, poi? Sai, ma sei sapo te. Asce, ma c'è una stupidista. Il professor Carnevale, perché è un topolone assurdo. Io voglio stare con lui, I love you. Arg, prof, ci vediamo in classe. Miau. Io non ce la farò mai a svegliarmi domani mattina. Ma infatti, chi sa dai sa? Domani mattina a mezzogiorno mi sveglio. Io a luna. E signorine, sono in ritardo. Ma che Luca fa? Imbarazzanti di per sé. Dove va? Il concetto di responsabilità sia ancora molto labile nei vostri neuroni. Uè, labile a chi? Ma come ti permetti? Ma è un'offesa. È troppo esagerato. Cioè, è proprio severo. Cioè, su tre minuti li conti in un minuto. Uno, due, tre, visto? Li conti in un minuto. Ciao, raga. Io sono Enzo il bidello, eh. Ciao, io sono Enzo il bidello. Mi raccomando, non fare il monello, perché sennò ti picchio col mattarello. Cosa sta masticando? La voglia di vivere che mi manca. Una gomma? E allora, la gomma non si può masticare. E sti cazzi? Puoi anche masticare a bocca aperta, è pessima. Ah, sì? Ops. La butto qua. Da massa. L'ha buttata a terra, ma ce la fa?
strappa le ciabatte. So comode le ciabatte, oh, che vi ridete? Vada subito a mettersi le scarpe. Ma subito? Ma immediatamente. E Cicerette i piedi mi fanno male le scarpe. Le scarpe non me le metto, bella, ok? Vuole andare dal signor presidente. Mani in alto, questa è una battaglia d'acqua. Allora, come avete bagnato il libro? E stava piovendo prima e io l'ho usato come ombrello. Sì, no. Signorina, vado a prendere le scarpe. Guarda! Signorino di Chatsworth! Senza applausi! Grazie! Prof, ci vuole un applauso perché finalmente si è messa le scarpe, che c'era una puzza di piedi che non ti dico! Grazie a Gesù! Prof, cammino come se ho le emorroidi perché mi fanno male i piedi. Chiedo venia! Cosa chiede la vena? Carapig! Pisa! Che al contrario si dice ASIP. E tu sei scemo, che al contrario si dice OMEX. Allora, ieri si è tenuta al rossetto, oggi si è messa le ciabatte. Quale sarà la sua invenzione di domani, signorina? E domani? Domani non vengo proprio. Chi gioca con le pistole ad acqua? Con le pistole ad acqua? Voglio la pistola, fuori, chi ce l'ha? Uè, cacciate sta pistola, mamma! Più, più! Sono la professoressa di cinese. Mio cognome si dice Giù. E il mio Su. Ripetete con me. Giù. Pudue, pudue, pure a te. Lascia. Che cos'è per voi la bellezza? Io. Sì, perché sono una stella. Carnevale bellissimo. Cioè, forse è il professore più bello. È proprio bello Carnevale, un bell'uomo. Cioè, te lo giuro, mi carnevalizzerei solo per lui. Questo primo tono, ma... che significa... la mamma. Ma che vuoi? No, ma niente, sto imparando il cinese. Perché mio figlio è tutto scemo? Ma significa lino è un tessuto. Ma è la stessa cosa. Ma, ok. Cavallo. Ma sono tutto uguali. Ma che re? Ultimo. Che diverso, ma che significa sgridare? Ma voi state tutto magnato! Non potevo portare sushi al posto di ste carte qua, così, ma ci vuole fraca, ma... E tanto fa, ma che mi dai resta? Ma che resta cagato? Sta qui, a fronte dal muro. Che dopo? Basta, sta qui! Arigato indomur! E basta! Io ne guardo! Sta là! Non ho capito! Vediamo! Sta là! Ma che sta giocando? Un 2-3 stella? Ho detto sveglia! Le mie orecchie chiedono pietà! No, molte! Morte! Molte! 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 Sì, assurdo! E che succede? No, è acceso! Benvenuto! Salve! La piccola la sigaretta! Giusto Marfor! Chi è il superiore? Ero sicuramente una brava persona, cioè, nel senso... Ecco, questo sono io all'interrogazione! Chi erano i guelfi e i ghibellini? Annascia misera, ma io me lo chiedo sempre pure io, perché no? Poi uno sa, dice chi erano i guelfi e i ghibellini... I ghibellini. Ecco, solo che alla fine prendo sempre 4! L'emozione è un pacchetto a 360 gradi. E tu ci fai schiattare a 360 gradi. Ma c'è ansia, e quindi andare un attimo in bagno, che devo fare la numero 2. Della serie? Mi sto cacando sotto! Sto volando, Jack, sto volando. No, però qua stai nuotando. E io sto affogando! Sto volando, quasi non ci credo. Nemmeno io. E manco noi! Brava! Ci provo pure io! Cos'è successo alla scarpa? C'è un gallo. C'è un gallo? Sì, ho un gallo nella scarpa, problemi! Che cacchi! Nelle prossime puntate ci aspetta ancora più disagio! No, io i capelli non li taglio, no! Lei è espulso dal collegio! Vi aspetto al prossimo video!